your hands, sing along with me as Eccomi qua. Buongiorno, buona domenica a tutti quanti. Chi c'è? Simone, ci sei tu? Come stai? Spero che la finestra dietro non dia troppo fastidio. Nel caso mi giro lo schermo. Come vedete, grafica nuova per questa nuova incredibile operazione che ci spetta adesso. Da intraprendere. Ciao Salfoxy, benvenuto. Allora, buongiorno, buona domenica Foxy. Io credo che tu sappia già che cos'è la Eldas League e ti spiego un po' come funzionerà oggi e da qui in avanti. Lo spiegherò di nuovo anche a Simone e ai nuovi che vogliono intraprendere questa lezione, questa missione con me. Diciamo bene, poi verso che ora ci sentiamo per quella cosa? Ci sentiamo più tardi per quella cosa, ok? Ti dico bene più tardi, che devo ancora vedere se non impegna l'ultimo secondo.
Detto questo, come vedete qui sulla schermata principale, ci sono degli indizi. Che cosa vuol dire? Panda, nascondiglio, pigrizia, artefatti leggendari. Questo perché in realtà noi andiamo a fare il walkthrough della Landa Corona, questo sì, ma lo facciamo in veste di capopalestra elettro della Eldas League. Perché sono stato chiamato per andare, anzi, mi sono offerto per andare a scoprire se nella Landa Corona ci sono indizi su un possibile nascondiglio di uno dei nemici principali della Hellas League, che è il generale Pigrizia, che ha dato un po' di grattacapi anche a Simone, a Loris e Francesco dei The Scholars. Quindi quello che vorrei che faceste con me è. Noi viviamo l'avventura, ovviamente, ma ogni volta che vedete che c'è qualcosa che si riferisce ai panda, oppure al concetto di nascondiglio, al concetto di pigrizia o agli artefatti, degli artefatti leggendari, scrivetevelo da qualche parte, appuntatevelo su un foglio e poi me lo riferite a fine live. E ovviamente chi riesce a cogliere più indizi guadagnerà un premio maggiore. Chi invece ne coglie di meno guadagnerà comunque qualche premio. E questi indizi qui poi serviranno per, speriamo, scoprire effettivamente qualcosa di più sul generale Pigrizia. Detto questo, noi ci troviamo a Galar. Abbiamo ricevuto ieri l'invito ufficiale, il ticket per accedere alla Landa Corona, il Crown Pass. E quindi non ci resta che andare alla stazione di Wedgehurst. Dov'è? Della città che dovrebbe essere quella più. Penso la prima che incontriamo, vero? Vado un po' al piano perché ovviamente rischio. Esatto. Wedgehurst. Wedgehurst. Ok. Bene, siamo pronti. Ci portiamo non solo Nacho questo giro, ci portiamo dietro anche Berta. Quindi alla grande. Dov'è la stazione? Sotto. Non ti ammazzare contro quella porta. Dipende dal delay che ho nella live. Ci proverò, dai. Mi sono abituato alla fine, no? Ok, penso che lo dobbiamo mostrare a questo qua. Ecco qui. Hai un pass corona anche tu. No, anche, no? Perché gli avevo fatto vedere quello dell'isola armatura. Adesso puoi anche andare all'isola, alla Landa Corona. Beh, e noi andiamo alla Landa Corona. Pronti? Sono curioso. Ok. Però è un'isola, no? Quindi immagino che a un certo punto ci farà. Ah, no, è proprio sotto. Ah, non sapevo che fosse un'isola, che fosse una continuazione di Galar. Pensavo, ero convinto che fosse. Che fosse un'isola. Ok. Ah, non so se avete notato, io mi sono già vestito per un po' invernale, non eccessivamente invernale, ma un po' invernale. Era nascosta nella mappa di Galar. Eh sì. Questa deve essere la tua prima visita alla Landa Corona. È giusto? Sto cercando Pokémon biologia qui intorno. Sto cercando dei Pokémon nuovi qui intorno. Demon, grazie mille per esserti iscritto. Ok, un numero di Pokémon antichi e rari sono apparsi nella Landa Corona, vedi? Se aggiorno il Pokédex per te, mi aiuterai a cercare queste specie di Pokémon che appaiono qua? Io non ti ho detto di sì, però. Ok, Pokédex viene aggiornato. Vedremo. Ok, quindi c'è stata aggiunta la Landa Corona al Pokédex. Fai il tuo meglio per completare il Pokédex della Landa Corona. Molto bene. Ok, questo perché mi guarda già così non mi piace. È passato tanto tempo dall'ultima volta che sono tornato a casa, però sembra che un sacco sia cambiato. È molto più freddo di quanto ricordassi e ci sono un sacco di Pokémon rocciosi
che vanno a zonzo. Ok, interessante. Questo ci dirà sempre solite cose. Noi andiamo subito avanti senza schiantarci sulla porta. Allora, qui dovrebbe esserci Peoni che ci aspetta. Da come mi è stato riferito. Bello. Vedo già le tane Dynamax. Io mi sono vestito proprio Ganzo, per questa cosa. Che dite? Forza, papà! Lascia stare e smetti di seguirmi. Eccolo qui, Peoni. I'm gonna go on a Dynamax adventure. Ok, voglio andare. Sto per andare in un'avventura Dynamax nel Max Lair. E non ho bisogno di te che mi stai col fiato sul collo. Sono qui per combattere un sacco di Pokémon Dynamax rari. Ha ha ha, don't you fret, non so cosa voglia dire fret, tipo non affrettarti. Conosco un posto molto più divertente che quella, che quel luogo lì, un po' vecchio. Preparati per un sacco di tempo di qualità con il migliore papà di sempre, il più figo papà di sempre. Oh, che offerta generosa e completamente, com'è che si dice, involontaria. Ho paura di dover dire no, grazie. Questa qui, tra l'altro, mi sembra uguale identica a quello che poi è diventato il capopalestra folletto, no? Non mi ricordo il nome, quello che era un po' il nostro rivale a Galar. E poi è diventato il capopalestra folletto. Comunque, ditemi che non ho un outfit meraviglioso. All'inizio ho pensato che Peoni fosse un assassino. Ci assomiglia, in effetti. Ok. E dai, Nia, sii ragionevole. Oppure preparati ad essere ultra mega imbarazzata non appena rilascerò il mio ruggito nobile, che tra l'altro è una mossa, Noble Roar, non è grido di lotta, ma è un'altra, di papà. Ah! No, non ci tengo affatto, grazie. Scusami, ciao, tu sì? Ehi, ragazzo laggiù. Il mio papà è testardo come l'acciaio e non mi lascerà andare da sola. Coprimi le spalle, ti va? Va bene. Grande! Avrò un ottimo. Insomma, me la spasserò alla grande con lui allora. Aspetta un attimo. Non posso approvare, non posso dire di approvare. Tutto questo ciecamente, no? Alla cieca. Madonna, come parla in slang questo, lo odio già. Ok, ma se ti darò un po' di trouncing, non so cosa vuol dire. Penso che mi voglia sfidare. Allora. Ok. Il nome è Peony. Preparati, sono abbastanza feroce in battaglia. Va bene? Non è un problema. Peoni. Mi piace però come si sono vestiti così, eh? È molto bella come cosa. Allora, per tutti quelli che si sono appena connessi, vedo che ci sono 5 spettatori. Trans incontro un care. Ok. Ah ah ah. Aren't you the brave one picking a fight? Ok, non sei coraggioso. Oh, madonna, 70. Io e i miei Pokémon al 63 e al 67, eh? Quindi spero di. Abbiamo la calamita su di lui. E lui ci fa High Horse Power, quindi il nostro è già esploso. Fantastico. Ciao, Jackie. Ok, io non mi aspettavo subito una roba del genere. No, ma perché non ho la Life Orb su Nacho? Devo mettergliela.
Noi con Sucker Punch non credo che lo facciamo fuori. Con la Life Orb sì. Allenati che nella lotta finale serviranno un Pokémon a livelli alti. Però già non è male. Dai, cerchiamo di tirarlo giù. Ok. Vediamo chi ci porta. Certo che mi è esploso il Pokémon. Noi ci portiamo dietro dei Pokémon che sono comunque ragionevoli, no? È inutile che mi porti Pokémon al 100, se no dov'è il divertimento? Ok, mi sa che lui è proprio fissato con i Pokémon acciaio, eh? Aggron. E figuriamoci se anche questo non ha la mossa... Non ha terremoto. Madonna. Siamo subito procurati... Ah, Stone Edge, che anche questo non è che ci faccia proprio bene. Figurati. Ok, qui devo già fare un revitalizzante, sperando di averne. Devo già fare un revitalizzante sul mio Toxtricity e poi essendoci l'Electric Terrain, essendo Aggron fatto di carta pesta, noi lo... esplodiamo. Spero solo di averlo il revitalizzante. Revive, ok, grazie a Dio ne ho qualcuno. Ok. Stone Edge che missa, attenzione. Ok, dai. Ah, c'ha pure la bacca. Oh, ma è fissato bene, questo. Ok. Allora a questo punto io per rischiarmi un altro Stone Edge preferisco provare a metterlo in range di appunto Overdrive. Non gli farò molto, ma almeno così va in range di Overdrive. Manda tutta la mia fortuna a Bear. Dai. Aggron ha una difesa speciale imbarazzante, quindi... E noi siamo sotto campo elettro, con Punk Rock, Calamita. Non lo può reggere questo. Mamma mia, partiamo bene comunque. Si vede che i Pokémon sono abbastanza tosti qua, eh? Ok. Ok, 11.200 monete che non si sputa mai sui soldi. Ahaha, guarda, prendere, guardami, no? Si dice così in inglese, tipo, guarda un po' uno come me che sta prendendo una batosta da un ragazzino come te. Oh, la mia dolce figliola è scomparsa. Dove sei andata, mia dolce Nia? Darling daughter, eh? Dolce figliola, eh? Are you sure sweet is the word? Sei sicuro che dolce sia la parola giusta? Diciamogli questo. Certamente! La mia Nia è la più dolce, cara figlia che un papà potrebbe mai desiderare. L'ho portata qui fuori... affinché potessimo avere una bella gita padre figlia, la prima dopo anni. E adesso che siamo qui, prende il primo allenatore che trova, mixing him a decoy and exit, ci si aggrappa, insomma, no? Questa è la mia cara Nia per te. Way of showing. Questo è solo il suo modo inconscio di mostrare quanto il suo padre la ama. Davvero? Questo è il tipo di ragazza che è super mega charming. Non so cosa vuol dire, ma non so tradurlo. Davvero? Eppure, senza di lei, non posso iniziare questo tour d'avventura degli spot leggendari che avevo pianificato per noi.
detto che voleva andare al have a gander at some place called Max Lyre. Detto che voleva andare a Max Lyre, vero? Ok, allora andremo lì. Ok, mi sembra che voglia che suo padre voglia andare a Sinsas. Che voglia star lì dietro, no? Voglia farsi seguire da suo padre. Beh, non ha bisogno di preoccuparsi. Non sono uno che perde tempo. Il che significa che devo andare. Grazie per la bella battaglia. Ti vedrò allora. Ok, prenditi cura dei Pokémon, dei forti Pokémon, dei tuoi forti Pokémon. Comunque, top film maestro del monotype competitivo. E ci sono anche le piccole lezioni in inglese. Hai visto? Hai visto? Avete visto, ragazzi? Allora, ragazzi, visto che adesso siamo un po' di più, anzitutto sono felicissimo che voi alle 10:20 siate svegli di domenica mattina per seguire una live. Molto bene, mi fa piacere. Spero che abbiate un bel caffè in mano. E quant'altro. Un bel caffè in mano che vi riscalda, visto che qui fa freddissimo, no? Nella Landa Corona. Ciao, Low. Intanto spiego a tutti quelli che sono arrivati come funziona questa operazione DLC. Come vedete qui sulla schermata principale ci sono degli indizi. Dovreste procurarvi carta penna e ogni volta che c'è qualcuno che parla di nascondigli, panda, pigrizia o qualcosa. Comunque qualcuno o qualcosa che fa riferimento a quello, un Pokémon anche, no? Un evento, qualsiasi cosa, voi ve lo segnate e me lo dite a fine live. Dopodiché, nel corso del live, alla fine, vedrò di fare un riassunto di tutti gli indizi che mi avete dato e vedremo se riusciremo a trovare effettivamente il posto dove si nasconde il generale Pigrizia, che è quello che ci dà tante preoccupazioni. Ad Elda. Allora, io qui mi trovo già con i Pokémon mezzi morti. No, non andavo. No, non volevo andare qua. Mannaggia. Mi sono sveglia solo per me. Sì, voglio. Cosa sta facendo? Allora. Magari avere un prof come lui. Sì, questi sono già mezzi morti. A parte che io volevo dare a lui la Life Orb, perché se no non andiamo da nessuna parte qua. Ok, la togliamo da il nostro Jith che è stato glorioso. Allora, io spero che la tipa qua possa ricaricarmi i Pokémon. Che dite? Altro che caffettino e una borraccia. Spero che questa mi carichi i Pokémon. No. Porca miseria. Ah, e va bene allora. Dovrò tornare un attimo a caricare i Pokémon perché non posso andare nella Landa Corona. Certo che potevano sprecarsi nel fare un'animazione per quando prendo il treno. Cavolo, c'era in Pokémon Cristallo, non c'è. Non c'è a Galar. E vabbè. Ma io penso che adesso noi possiamo anche volare, no? Là. Vediamo di non schiantarci con la bicicletta che con il delay è sempre. Porca miseria. Entrare nella porta. Sempre ubriaco. Ok. Ok. Quindi adesso dobbiamo andare a raggiungerli. Che sono andati in questa specie di tana, penso, no? Allora, vediamo se posso. Posso sfinare la porta del centro Pokémon. Sì, tra l'altro, oltre a tutto il casino, c'ho anche il control drift di. Vai qua. No, vai qua. No, vai. Ti ho detto di andare qui, qui. Ce l'ha fatta. Il tuo avatar non esce vivo se sbatte ogni istante. Per quello che c'ho gli occhiali da sole. Intanto salviamo, che non si sa mai. Ok. Qui intorno vedo delle casse. Là c'è una Pokéball intanto, però non mi sembra che ci sia nulla di interessante, quindi possiamo andare. Ok.
Cos'è sta roba? Dai, fermo. Ok, una ricarica, o meglio, una cura totale. Qui ci sono dei Cryogonal, ragazzi. Che cosa ne dite? Cryogonal vi piace come Pokémon? Pensate che possa mai trovare uno sbocco competitivo oppure no? Ah, questo posto è bello grosso. Un Jinx. Serve per dopo Cryogonal? Ok. Ma voi sapete già tutto. Allora. Vediamo un po'. Il posto è bello grosso. Andiamo un po' all'esplorazione. Ok, qui c'è già una... Ah, è andato lì. Aha! Questo deve essere il Max Laird di cui Nina stava parlando. Il che significa che la mia dolce, la mia cara figliola, è qui dentro al momento. Having a giggle, penso che sia tipo divertendosi, no? Gingillando con alcuni Pokémon Dynamax rari. Ma questo si è accorto che io sono già lì? Siamo 3 km di distanza, come ha fatto sentirmi? C'è una tormenta di neve, vabbè. Oh, sei di nuovo tu? Beh, ragazzo, sembra che tu debba venire con me. Tanto quanto. Ok. Andiamo, ragazzi. Intanto grazie per essere 10 spettatori, eh? Ok, andiamo. Oddio santo. Meno male che non ho messo prima la bicicletta. Mi schiantavo contro un Mamoswine e non era proprio il massimo. Ok. Ah, quindi sembra che sia proprio allestita come cosa. La figlia dolce non proprio, esatto. Ah, c'è un laboratorio di ricerca qua sotto. Per favore, signore, non ti posso lasciare. Oh, penso che tu possa. La mia preziosa figliola è lì dentro e io la sto cercando. Lo capisco, signore, però... Però cosa? Sono qui per avere un'avventura e voglio... buttarmici proprio adesso. Semplicemente non lo posso permettere, signore. Grrr, gli fa ruggito. Secondo te non spiccherà in competitivo? Non ha buone statistiche. Allora, la cosa interessante di Cryogonal, ieri mentre provavo un po' su Showdown, mi è capitato di trovare Cryogonal e non ha performato affatto bene. La cosa positiva è che impara una mossa acciaio, quindi può aumentarsi in Dynamax la difesa, che è pessima, tipo 30 di difesa. È la versione speciale di Avalag, in sostanza. Però, insomma, ha un 105 in velocità, che non è da sottovalutare. Oh, eccoti qua. Sei venuto dopo tutto, vero? Qual è il problema? Ah, nulla va bene, è tutto il problema. Questa ultra mega Numpty, non so cosa sia, di una scienziata insiste per non lasciarmi passare. Eh? Come osi dirmi una cosa del genere? Se tu fossi abbastanza bravo da ascoltare semplicemente, ti avrei lasciato passare. Le avventure Dynamax sono molto pericolose e sono... Ho paura che... Ah, non ho pazienza per stare qui ad ascoltare le tue stupidaggini. Ah... Stiamo semplicemente correndo in tondo, girando in tondo. Sembra che tu conosca questo gentleman, per così dire. Insensibile. Grazie, Simone, che fai il traduttore. Ok. Vuoi semplicemente ascoltare la mia spiegazione? Se è così, allora ti lascio passare voi due... come coppia. Ah, ora sì che ci capiamo.
Vai allora, sentiamo che cosa ha da dire questa donna. E poi troveremo la nostra Nia insieme, ok? Ok. Lui fa tutto da solo. Intanto, prima di parlare con la tipa, voglio capire che cos'è sto posto. Ah, ok. Abbiamo dei Pokémon che ci aiutano nelle nostre investigazioni, sai? Ah, chissà che cosa investigano. Questo è interessante. C'è un campo di investigazione qua dentro. Questo è interessante. Ok, ho un oggetto, ho degli oggetti meravigliosi da darti in cambio delle Dynamite Ore. Oh, bella questa cosa qua. Finalmente non devo fare i raid a go-go per avere le caramelle. Ok, le proteine, vabbè, questo. Ok, e Ability Patch, che cos'è? Cos'è questo oggetto? Una patch che ti consente di avere, di cambiare l'abilità con un'abilità rara. Quindi questo cambia la hidden ability? Cambia in hidden ability, ragazzi, questo oggetto. Fantastico, questo vuol dire che io posso farlo su tutti i Pokémon, quindi posso giocarmi, che ne so, Raikouin, Focus e Zapdos statico. Questo mi piace tanto. Artefatto leggendario? Non credo, l'ability patch. Intanto mi recupero la chat un attimo, che ho visto che avete scritto. Io su Showdown sto provando i tre uccelli leggendari di Galar, e secondo me si dovrebbero usare con Excadrill e Crocodile o Garchomp. E sono d'accordo, sono molto forti e Garchomp e Excadrill sicuramente hanno il loro ben di dire, però devi considerare la difficoltà che tutti e tre gli uccelli leggendari e Garchomp e Excadrill hanno su Tapu Fini. E Tapu Fini regnerà sovrano in questo metagame. Tapu Fini Dynamax è complicatissimo da tirare giù, fa dei buoni danni, quindi è pericoloso. Ok, ma noi dobbiamo parlare con la tipa, non possiamo andare avanti e basta. Ok. Sì, siamo pronti ad ascoltare la tua spiegazione delle avventure Dynamax. Questo è quello che voglio sentire, mate, tipo zio. Te ne devo una. E va bene, allora procederò. Chiaro, siamo pronti a fare da Super Quark. Allora, il Max Liar è un labirinto, è una caverna labirintica sotterranea dove i Pokémon rari si rifugiano. Quel tipo di Pokémon rari che normalmente non si trovano nella regione di Galar. Ammazza! E subito pam! Un Giratina. Ah, però non sapevo che tipo chi ha creato distruzione e odio si nascondesse in una caverna di Galar. Ok. Da un team di 4 allenatori. Ah, ok, scusatemi. Non from, form. Forma un team di 4 allenatori e parti per esplorare il misterioso Max Lair. Guarda se riesci a trovare dei Pokémon leggendari che si dice ti aspettino nelle parti più profonde di questa caverna. Per prendere parte ad una avventura Dynamax devi prendere un singolo Pokémon che ti accompagni. Dopodiché prendi le... Dopodiché inizia semplicemente avendo ogni allenatore selezionato che ti vuoi portare con te nella tua avventura. Ok. Carino però, no? Come cosa. Quindi si può giocare veramente in 4 insieme. Mentre esplori il den, troverai delle... come si dice, delle ramificazioni sul tuo percorso. Decidete come team dove andare. Quando incontri un Pokémon Dynamax sarà il momento di fare una Max Raid Battle. Cattura il Pokémon e se puoi swap it, e puoi scambiarlo con quello che hai
se pensi che ti possa aiutare per andare più nelle profondità della caverna. Sembra interessante, sembra molto interessante, devo dire. Sono fantastiche. Io non sono un grande fan dei Max Raid, sinceramente, li trovo un po' noiosi. Però magari questo può essere più divertente. Molto British mate. Allora, grazie mille Leo per esserti iscritto. Intanto, allora, leggo un attimo la chat. Ma Tapufini lo usano in molti, ma qual è la strategia? Tapufini lo puoi usare con tantissime modalità diverse. Lo fai un po' bulky, no? Non gli dai la velocità a Tapufini perché è relativamente lento, mi sembra abbia 70 in velocità. Quindi dai molto in HP, che resiste da Dio. E comunque è un ottimo attacco speciale, quindi gli fai un bel Moonblast, un Hydro Pump o Muddy Water se vuoi, un Protect, e poi gli puoi mettere una mossa ghiaccio per appunto. Boh, in realtà non so neanche dirti per chi la mossa ghiaccio, forse per gli Erba, ma. E poi lo puoi giocare con la Life Orb, lo puoi giocare in 3000 modi diversi, è molto situazionale. Ok. Berto Caldissimo, attenzione, ecco Charizard, il mio esimio collega. Ok, intanto andiamo avanti. Tapufini al 100, 295 non è male. Ok, sì, ma io dico la base stat, eh? Sempre base stat. Ok, per evitare il rischio delle. To avoid the risk of Galar particle overexposure, per evitare il rischio di essere esposti alle particelle di Galar, che possono causare al tuo caro Pokémon di perdere controllo, abbiamo preparato un Pokémon per te che sono resistenti a questi effetti delle particelle. Ok, ti sto seguendo. Stai dicendo che non ci vuoi. Che non vuoi che si perda il controllo. E quindi i Pokémon affittano alcune particelle. Rent some particle. E possiamo prendere una. Ok, esatto. Infatti diceva una cosa strana. E lei dice quello è completamente e sorprendentemente sbagliato. Adesso non ha capito niente. Niente. Sì. Non lo so, mi sembra un fattone questo, ragazzi. Questo è un posto pericoloso. Sii sicuro? Sii certo che tu abbia capito completamente le regole. Oh, sono anch'io un po' perso. Però. Questo è il per colpa della cava, no? Ok, sembra che tutto quanto sia ormai alle spalle, quindi dai, andiamo, basta. Lui è partito. Arrivo! È partito, è andato in quarta. Signore, no, ti ho appena detto che è troppo pericoloso! Disperata questa scienziata. Qual è il problema con quell'uomo? Sembra molto il Chairman Rose, che è il preside Rose. Ma la sua. Grazie mille per questi bit. Ma sembra che la sua attitudine non sia proprio come quella del presidente. Tanto grazie mille per tutti quelli che sono. Ok. Prendi in prestito i Pokémon per questo è divertente. Quando vedrai Avalugh che nuotano riderai. Ok. Sono curioso. Ok. Quando hai intenzione di inseguirlo. Oh, scusami. Intendevo dire. Quando hai intenzione di sentirti pronto per la tua avventura Dynamax, per favore fammi sapere. Ok. Beh, io sono già pronto. Andiamo. Ok, ci dà un Dynamax o un Dynamite Ore come ricompensa. E ti lascerò tenere uno solo dei Pokémon che puoi catturare lungo la via. Ok, sì, siamo pronti ad andare. Yes, please. Sì, ok, andiamo. Non so cosa aspettarmi.
Ok, sei abbastanza nuovo, sei un novizio nelle avventure Dynamax, quindi ti suggeriamo di provarle da solo per adesso. Giusto per diventare un po' familiare con le regole, prima di invitare alcuni amici a unirsi a te. Va bene. Ok, e noi adesso quindi dobbiamo prendere un Pokémon in... Ok. Oddio, mi fa scegliere così velocemente. Andiamo con Whimsicott. Carina come cosa. Io ho perso malissimo, avevo Weezing. Whimsicott, la cosa bella è che è veloce. Poi non so, non mi ha lasciato tempo. Ok, quale percorso vorresti prendere? Percorrere? Beh, noi abbiamo un Whimsicott, andiamo all'acqua. Gli altri mi seguono a ruota, bravi. Plop. Mamma mia. Online è divertente, ok. E come si decide online? Come fate a decidere qual è la parte da seguire? Il percorso. Decidono tutti e poi si va per maggioranza? A voti. Ok. Beh, e noi andiamo subito con Max Overgrowth per provare a levarcelo questo. Pronti a vedere un Whimsicott Dynamax? Una rarità. Abbiamo un Whimsicott che è offensivo. Però non ho capito per quale motivo ti danno l'opportunità di affittare i Pokémon, insomma, per renderlo più equilibrato probabilmente. Così è anche divertente, in effetti. Whimsicott weakness policy. Talonflame con Hurricane, attenzione. Ok. Bello questo crostaceo barboso. Non è male Kingler Dynamax. L'unica mia domanda è: ma perché se lo sono inventati? Chi gliel'ha fatto fare ad inventarsi? Perché proprio Kingler Dynamax? Non lo so. Lui ovviamente missa. Kingler è paralizzato. È schiuma, no? È schiuma. Ok, quindi questo qui è abbastanza semplice perché non ha messo i... le barrette sotto che bisogna tirare giù. Quindi bene così. Ok. Questa è andata bene, facile. Ma non ci interessa lanciare una Pokéball. Ah, molto semplice. Il che è normale, no? Ok. Amelia ha deciso di prendersi Kingler al posto in squadra. E se l'avessi voluto io... Ah no, dovevo catturarlo prima. Ok. Ah, ma si intravede anche. Più o meno, in alcuni si intravede. Qui c'è uno Stunfisk. Andiamo da Stunfisk. Mofì, il Pokémon che becchi alla fine lo trovi shiny. Chissà, magari sì. Speriamo. Magari mi trovo un shiny Stunfisk. No, perché deve avere i pallini azzurrini. Si vede già chi incontri, però è un po' difficile, no? Ah, adesso però non posso Dynamaxare io. Ah, carino, quindi lo fanno fare a turno. Ci sta. Ci sta così. Perché ho play rough su un Whimsicott? Chi è che ha fatto questo set? La scienziata che mi ha dato i Pokémon da affittare. Mamma mia, ma dammi Moonblast, no? Non mi dare play rough. Sì, se fai la Dynam se fai l'avventura Dynamax lo vedi che sei shiny, eh? Se un Pokémon è shiny lo vedi, fa tutto lo sbrilluccichio prima. Almeno, a meno che non abbiano cambiato le regole ora per il White Guard, utilissimo. Nel caso volesse fare terremoto. Ah, hanno messo che non si vede. Quindi lo devo catturare e basta. O che cosa intende? Cioè, finché non lo catturo non lo posso sapere. Drain Punch. Mitico Graplocott. Ma che schifezza.
Questo non ti piacerà, Talonflame. Babbo Sasso, grazie mille per l'iscrizione. Benvenuto. Siamo qui e stiamo facendo un po' di. Stiamo cercando di arrivare al fondo della caverna. Ecco, questo ci è esploso, però dai. Sì, in effetti io devo anche considerare chi ho come compagni, perché adesso io ho due deboli all'elettro, Kingler e Talonflame. Quindi vedendo effettivamente che c'era un Stunfisk non è stata la cosa migliore. Kingler fa fosse. Ok. E anche Stunfisk è andata. Adesso questa che ce l'ha KO si recupera o è fuori dai giochi? Come funziona? Se ti va KO il Pokémon, si refulla o semplicemente l'intero percorso? Ok. Bug Ghost Fighting Electric. Qui conviene il Fighting. Ah, non posso andare nel Ghost, tra l'altro. Fighting dovremmo essere messi bene perché abbiamo anche Talonflame che lo regge bene. Mentre invece il Bug poteva. Oh, ok. Questo non è bene. Questo non è bene. Potrei giocare con te a fare le avventure. Adesso, questa è la primissima volta che faccio il DLC, quindi non stiamo ancora facendo nulla cioè, questa è la primissima avventura e ti consigliano appunto di andare da solo. Allora, aspetta, io qui posso fare Dynamax, però. O Max Airstream non me lo toglie nessuno. Anche se questo qui se mi becca mi uccide. Dai, però c'ho Kingler e c'ho anche Talonflame. Speriamo che. Dai. Dai, Whimsicott, io credo in te. Donandre Madness. Grazie mille per il follow. Ok, guardate che danno Hurricane. Mica male. Forza, questo gli farà meno male perché non è stab. Tazzo, Talonflame mi sta beccando tutti gli Hurricane. Ti prego, non un Max Flare in faccia, per favore. Tra l'altro, se questo qui ha Accelerator, noi lo teniamo sotto grazie al mio Max Airstream, quindi va bene. Close Combat, va benissimo. Meglio ancora, così adesso ti facciamo fuori. E basta, vedi? C'aveva Accelerator, eh? O meglio, Speed Boost. Accelerator non esiste in inglese. Ecco, l'ha missato, ma non importa. Ho fatto bene a far così. Ottimo. Blaziken con acceleratore. Magari me lo prendo. Con che cosa possiamo prendercelo? Prendiamolo con una Pokéball, dai. Andiamo con la Pokéball e basta. Vediamo se entra. Perché lo sostituisco volentieri al mio Whimsicott questo. Ah, ok, ha fatto un. Guarda che l'ultimo è acqua. Dici? Fire Pledge, Blaze Kick, Close Combat. Ce l'hai competitive, è forte Blaziken. No, ok. Stiamo così perché abbiamo già. Ok, se l'è preso Sofia al posto di Talonflame. Che va bene. Ok. Ok, questo mi dà i suoi. Non ho capito, vuole darmi uno di questi? E mi prendo la Focus Band. Dammi la Focus Band. Ah, ma me la dà direttamente. No! Io pensavo che me la desse tipo come regalo. No, non voglio la Focus Band su Whimsicott. Vabbè, tanto spammerò Energy Ball e basta. Hai già il team per VGC 21? Come l'hai fatto? Come l'hai costruito il team? Up!
però un Suicune. Mica male. Bella questa musica. Extreme speed su Icon. Ok. Mazza che danno. Se c'è lo script, l'ultimo dovrebbe essere acqua. Ok. Coaching spero su Kingler, non su di me. Ma cosa mi fai coaching su di me? Cosa? Cosa? Ah, non lo fa su tutti, ok. Questa non la sapevo perché. Super power, ok. Spero di potermi dynamaxare poi. Train punch, dai, ci sta. Tu non ancora Phil? Intendi il team da VGC21? Ci sto lavorando. Ci sto lavorando. Sto lavorando a un team che si basa su Electivire. Perché mi piace l'idea che adesso, se fai speed control, lo speed control si prende subito in quel turno. Mentre invece nei VGC precedenti non era così, si attivava il turno dopo lo speed control. E il mio sogno era usare Regieleki con Electivire e Regieleki fare scarica. Piccolo particolare, Regieleki non impara scarica, impara tutte le mosse elettro, tutte, ma l'unica mossa elettro che mi farebbe felice non la impara, non impara scarica. Quindi adesso sto usando uno Scarf Coco per fare la stessa cosa, Electivire, che con Ice Punch shotta i Landorus. E poi c'ho Rotom, c'ho Raichu Alola e sto valutando un po' di alternative. Però diciamo che in generale vorrei evitare di portare troppi leggendari. Ciao Zalder! Il tuo team sarà su Blacephalon. Lui è anche forte, fortissimo. Un po' fragile, però se lo riesci a... Sai, se riesci a tenerlo giù con un Redirector, fa stragi. Perché poi non lo blocchi più. Anzi, sì, vi dirò di più, che certi Pokémon Blacephalon Cartana, specialmente loro due, Blacephalon e Cartana, se giocate sulle EVs, non sulle EVs, anche sulle EVs, ma se giocate sulle EVs, potete far sì che quando abbattono un Pokémon avversario, con i loro Beast Boost aumentino in realtà la velocità. E questo si poteva... Non ci posso credere, ho finito le... Ok. E questo si poteva fare anche con il... anche con Staka Taka, sì. Io per ora ho due team, un Rain e un Zapdos, uno con Zapdos Weakness Poison. Sì, Zapdos funziona divinamente nel Rain anche. Ma anch'io voglio evitare i leggendari il più possibile. Cioè per boostare il più... Esatto, per boostare la speed con Cartana devi farlo timido. Però resta con un ottimo attacco, almeno in overuse si usava, no? In overuse si usava così perché poi facevi uno Sword Dance. Facevi uno Sword Dance e alla fine ti controlla le statistiche di base, non ti controlla la statistica in quel momento. Sword Dance timido si giocava in overuse, in VGC lo vedo già più complesso. Ma noi non gli stiamo più facendo niente a sto coso. Esatto, Blacephalon che avevo fatto per te, Al, che era fortissimo, no? Era anti-chance in overused. Ok, siamo riusciti ad abbatterlo. Però in VGC, ecco, lo vedo già più complicato. Zapdos sotto Rain, normale, non Galar, performa divinamente, ragazzi, perché ora ha accesso a Weather Ball, ha accesso a Hurricane, Tuono, cioè è il Pokémon perfetto. E poi
volendo anche Heatwave nel caso vi trovaste contro un Ferrothorn, quindi Zapdos sotto rain funziona divinamente. Sì, certo, noi lo catturiamo. Con cosa lo catturiamo il nostro bel... Una sub ball ce l'abbiamo? Vai. È molto buono, molto molto buono. Io anche sto pensando a Zapdos comunque nel team. Al massimo lo userò come secondo leggendario, ma non voglio superare più di due leggendari nel team. Altrimenti mi faccio il team Tapu Koko, Regieleki, Xurkitri, Zapdos. Però non credo che neanche performerebbe bene. Bisogna vedere perché il metagame si sta evolvendo solo, no, da 2 giorni, quindi vediamo. Regieleki è bello. Choose the one Pokémon you like to keep. Ah, secondo te quale voglio tenermi? Yes. Ok. Chiaro. Team monoleggendari. Il nostro primo Super 4 all'Eldas League, tempo fa, prima che cambiasse, aveva come tema il team monoleggendari ed era molto difficile da battere. E voi direte, ma il mono in overuse quello, no? E monoleggendari è fortissimo, ti piace vincere facile. No, perché in realtà ci sono un sacco di Pokémon non leggendari che sono fortissimi tanto quanto, pensate a Excadrill, pensate a Ferrothorn, a Amoongus, no, in VGC, quindi però era un bellissimo tema. No, non ci interessa il Nick. Bello però questo sistema che hanno messo per cercare, per trovare il leggendario. Ok, abbiamo finito la battaglia. Ci troviamo in questa caverna enorme, enorme, e immagino che qui ci sia. Ah, lei è viva e vegeta. Aspetta un attimo, ti riconosco. Sei qui per l'avventura Dynamax anche tu? Scoperto. Penso che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sono Peonia. Sono. No, piacere di conoscerti propriamente. E tu che mi dici? Qual è il tuo nome? Watcher! Watcher, name's Phil! Facciamo da ganzo. È così che parli sempre? Non male. Sto già facendo avanzi su questa. No, scherzo. Quindi mio papà è con te? No, non l'ho più visto. Non è che ha fatto un. Non è che tipo si è perso e alla fine è tornato davanti all'entrata. Ascolta, mi dispiace per averti usato per distrarre il mio padre prima. Però è testardo come un mad brain, no? Come si dice in italiano anche, no? Testardo come un asino. Le cose sono andate tutto bene, sono andate bene dopo che ho lasciato, dopo che ho abbandonato? Sì. Cosa? Hai sconfitto mio padre? You sure pulled a blinder there. Non so cosa voglia dire questa cosa, però vuol dire tipo acci picchia, che roba. La tradurremo così. Ah, eccolo qui, la verità. Ecco perché usa Pokémon acciaio, eh? Una volta era un capopalestra. Anche sotto. Anche in vacanza non è. Non si. Come si dice? Vabbè, andiamo avanti. Non si. Oh, come si dice? Andiamo avanti, non mi vengo le parole. Sai, mio padre. Si stava arrabbiando veramente tanto. Ah no, stava impazzendo dall'esaltazione per questa gita. Ha continuato ha continuato a dire qu quanto abbia pianificato per noi di andare a cercare tutte le leggende locali in questa super intensa, in questo tour super d'avventura super intensa, or adventure, come lo chiama lui. Però voglio dire, e dai. Con una ragazza della mia età sarebbe molto meglio. Ah no, what girl my age would be caught?
dead doing some nothing like that? Quale ragazza della mia età sarebbe felice, no? Morirebbe dalla voglia di andare a fare una cosa del genere con suo padre? Ah, Madonna, quanti anni ha questa? Avrà 9 anni, è già lì che rompe le scatole. Inoltre, sono molto più tentata di avere lotte Dynamax con i Pokémon Dynamax. Ah, il suono delle battaglie. The thrill of battling one of those massive towering Pokémon. Insomma, il fremito di una battaglia contro uno di questi massivi towering, tipo enormi Pokémon. Si scopre che ha 35 anni. Beh, il padre allora quanti ne ha? Il solo pensiero mi gasa tutta. Sai cosa? Mi è appena venuto in mente una cosa. Sei un allenatore abbastanza feroce, vero? Allora scommetto che tu potresti prendere posto di mio padre nell'Adventure. Cosa gli dico, ragazzi? Decidetelo voi. Ah, sì, un'ottima idea, oppure no, grazie. Preferisco di no, grazie. Mi dissocio. Che cosa dico? Ho trovato uno Zapdos normale che faceva inondazione con Pelipper. Va bene, io mi dissocio, dai. No, no. Oh, non ti devi preoccupare. Si prenderà cura di te dopo tutto. Spero. Dopo tutte le apparenze dell'opposto. È così in hype, ormai in italiano si dice così, no? Essere in hype tra i GG giovani. È così in hype per tutto ciò, no? È super esaltato per tutto ciò. Sarebbe un peccato se tu lo lasciassi per conto suo. E sai, e chissà, magari finiresti con incontrare un Pokémon leggendario. Che dici se ci incontriamo dopo? I need backup with you too after I've had my own fun in the Max Lair. Che dici se ci incontriamo dopo che io ho avuto la mia avventura al Max Lair? Vai allora, divertiti con il tuo tour di leggendari in due. Di a mio padre l'accordo e tutto quanto. Questa vuole le botte. Il padre non è tornato. Ah no, è lì. Sto in hype. Ah, fin come rimorchia. Beh, scusami, ma con sti occhiali come faccio a non rimorchiare? Ma che roba. Cosa ha fatto questo? Sembra veramente un fattone, ragazzi. Scusate se lo dico, ma qui ci va una foto. Facciamo così. Aspettate, facciamo così. Com'è che si fa? Vai. Foto fatta. Ah, stravolto. Ah, fa male. Fa ultra mega male. Ah, dov'è la mia dolce Nia? Che è successo? Questo fine gentleman, questo signore, sembra che abbia avuto. To have tripped on a rock and stuck his head. Sembra che si è inciampato in una roccia e abbia incastrato la sua testa. Ah. Adventures are to be taken lightly. Le avventure non devono essere prese alla leggera. L'ho imparato adesso. First hand, I mean. Stavo soltanto guardando se trovavo la mia. Se la mia dolce bambina fosse dietro alcune rocce. E guarda come sono finito. Dietro alcune rocce. E la tua figlia è un roly-coly. Per caso, questa mi piace come battuta, questa la prende per il culo. No, si è alzato. Ecco qua, in piedi. Niente può tenermi giù a lungo. Questo mi fa sentire
giusto come la pioggia, qualsiasi. Queste sono tutte le cose alla slang che noi non conosciamo, come io non conosco, poi magari qui c'è qualcuno che conosce meglio di me l'inglese. Ok, quindi com'è andata? Conosci, hai trovato la mia cara Nia? Sì, però, oppure beh, così è andata a finire. Gliela spiego. Non mi dire. Quindi la cara Nia ha deciso di stare lontana finché non ha finito la sua avventura, la sua roba d'avventura Dynamax. La tipa ha fatto così, se n'è andata tipo... Hai fatto bene sto dialogo, dai. E quindi vuole che noi due andiamo avanti nel Peony Adventure Tour. Sai, ho bruciato la candela a entrambe le parti, qualsiasi cosa voglia dire. Ok, tipo ho consumato tutto me stesso cercando di organizzare il miglior itinerario che potessi creare per la mia. Ma penso che lei sia a quell'età dove non le importa fare cose con il suo old man, suo papà, tutto il tempo. E cercare di metterle pressione nel fare qualcosa che vorrei fare io, probabilmente non mi farebbe vincere il premio di miglior papà dell'anno. Si è rotta tutte le ossa possibili con quella caduta. La scienziata è il top personaggio, veramente. Best personaggio Pokémon Sword and Shield. Nel senso che ha messo incinta sia sua moglie che suo figlio. Cosa state dicendo qua? Cosa state dicendo? Allora, qual è il tuo nome, ragazzo? Sì. Sì, io ho fatto sì. Qual è il tuo nome? Sì. Giusto. Dai, figlio, il mio nome è Peony. Aspetta, te l'avevo già detto? Allora, mi fa doppiamente piacere di conoscerti. Anch'io mi dissocio da codesta affermazione. Ah, abbiamo la League Card di Peony. Bene. Allora godiamoci un'avventura così distruttiva, smashing, no? Distruttiva, che la mia Nia ci non starà più nella pelle di voler venire con me per il divertimento. Don't fret now, che non so cosa voglia dire. Simone, abbiamo bisogno del traduttore. To fret. Tipo non affrettarti? No, ma non credo. Ho già tutte le preparazioni. Stiamo andando. Sì, ho capito che andiamo a fare caccia di Pokémon leggendari. Ok, allora è deciso. Andiamo, Phil. Andiamo to Freezington. Bel nome per una città. È una città poco distante da qua. Ok. Va bene. Basta parlare, basta, non posso farmi 4 ore di gioco con te che parli. Ok, ti darò tutti i dettagli una volta che saremo lì. Ok, non vuole star zitto. Ok, dai, sì, can you imagine if I actually talk like that? Sì, levati dalle scatole. Corri, vai, levati. Mamma mia, mi sento come quella scienziata. Tipo, non preoccuparti. Ok, noi abbiamo il nostro Suicune, fa vedere un po' Suicune. Una natura inutile, ma tanto quello ormai non è un problema. Liquidation, extra sensory, extreme speed, calm mind. Ok, interessante, ma caro Suicune. Ah, tra l'altro cosa interessante, è normale, quante IVs danno? Quante IVs danno? Perché io ne ho trovato con 4 IVs, non è neanche male, eh? Tranne gli HP e la difesa, beh sì, insomma, poteva essere distribuita in altro. Però, mettiamoli qua. Ok, salviamo la nostra adventure. E proseguiamo, ragazzi.
Tu l'hai finito, ma penso che si finisca in fretta. Ah, l'hai già provato a creare un team per il VGC 21? Sì, sono circa 4 ore. Guarda come corre, guarda come corre. Ah, è lì, giusto lì la città. Fa lo stesso team di prima. Beh, adesso hai Blaziken, hai Cinderace, Blacephalon. Hai Itran che ti è tornato. Il signor Giano, buongiorno a te. Allora, io volevo vedermi la league card di questo fattone di peoni. Mamma mia, sobria. Sobria questa league card. Cos'è che dice? Allora, peoni è un ex capopalestra di tipo acciaio. Il suo stile di lotta, potente e dinamico, ha l'intenzione. Oh Madonna Santa. Aspetta, devo leggerla in inglese prima. His power and dynamic battle style meant that anyone stuck on Peach Maintenance had their work cut out for them. Ok, significa che chiunque sia bloccato chiunque sia in difficoltà, mantenga tipo il proprio lavoro e riesca a uscirne fuori. Penso che sia qualcosa del genere. Ad oggi è conosciuto come il peoni d'acciaio. L'immagine è bella, sì. E dire che nei trailer sembra un personaggio sia molto tosto, sia molto serio, ma poi ci sta il meme. È vero, è vero. Anch'io me l'aspettavo molto serio. Ok. Ad oggi è conosciuto come il peoni d'acciaio e ha molte fan, molti fan, ma anche molte fan, mi aspetto, no? Specialmente tra i maschi. Ok, va bene, questo è interessante. Questa foto è in realtà un fotomontaggio fatto prima che Peoni andasse nella Landa Corona. Era originariamente un poster che Peoni ha fisso nella bacheca del viaggiatore che ha creato per sua figlia, no, nel piano di viaggio che ha creato per sua figlia, ma lei l'ha buttato via in un attimo. Ma è gentile questa figlia, un po' viziatella, mi sa. Peoni, a Peoni è piaciuto però l'aspetto che aveva questa foto e quindi ha deciso di usarla per la sua league card. È molto bella questa foto, comunque dai. Perché poi specifica soprattutto i maschi? Bella domanda. Ok. Allora, noi dobbiamo andare. Io volevo vedere anche un attimo la mappa, in realtà. La mappa, quindi, com'è? Allora, qui c'è la fine di Galar. Ma penso che questo faccia ancora parte. Sì, questo fa ancora parte della Crown Tundra. Ok, beh, non è così piccola, mi sembra, no? Adesso noi siamo qua. Dobbiamo andare in questa città e poi. Ok, e quindi noi invece eravamo lì. E invece l'isola dell'armatura è là. Ok, una mappa un po' strana, ma va bene. Ma per davvero ci sono i Pokémon fossili selvatici? Davvero? Il povero laboratorio dell'isola Cannella. Tanto lavoro per niente allora. Bastava andare a Galar e farseli importare da lì. Possibile coming out della Pokémon Company? Può darsi, può darsi. Ok, questa è la città, non so cosa facciano crescere in mezzo alla neve e al freddo. Patate saranno. Hello, hello! Che cosa abbiamo qua? Non chi abbiamo, che cosa abbiamo qua? Un altro visitatore? Mi piace, io voglio i suoi occhiali. Voglio i suoi occhiali. Sono il sindaco di questa of this fair town, di questa città di Frizzington. Devo dire, è una sorpresa, devo dirlo, è una sorpresa avere dei visitatori che arrivano nel nostro out of the way, nella nostra città, fuori dal mondo,
uno dietro l'altro, è sorprendente, no? Sei forse qui per imparare, per sentire riguardo alla leggenda del re delle Bountiful Harvests, noi le chiamiamo così, tanto quanto. Vai, non ho paura di tradurre il tuo inglese. Ah, non importa. È quasi inutile chiederlo. Dopotutto, c'è poco altro per cui attirare dei visitatori nel nostro dormiente angolo della regione. Questa città la adori? Ok. Il che è un po' peccato, veramente. Le persone vengono fin qua giù per investigare. No, per far luce su quello che in realtà è una semplice favola. E se ce la raccontassi questa favola? Ma visto che hai fatto il viaggio, devo offrirti una specialità di Freezington come memento. Com'è che viene tradotta la mossa memento in italiano? Non è ripicca, è tipo rimpianto? No, com'era? Comunque, come pegno. Ok, ci ha dato un boatneck sweatshirt. Ok. È una maglietta, è una t-shirt, emblazoned with the likeness of the King of Bountiful Harvests. Ok, va bene. Ho paura che verrà venduta molto in fretta, quindi. Ok, spero. Ah, ok. Ho paura che non verrà venduta granché velocemente. Abbiamo un sacco di avanzi, no? In magazzino. L'illustrazione è basata su un. Ok, su quello che si pensa, no? Che fosse l'aspetto l'aspetto estremamente antico del re. Quindi, ah, ok, e quindi della testa stranamente fuori taglia, no? Insolitamente fuori taglia, perché in effetti se pensate a Calyrex, che è stato spoilerato e voi ormai avrete già tutto, c'è tutto testone enorme, no? E poi c'è le gambette. Beh, ho pensato che forse potessimo dare al design un po' di hip, un po' di un tocco in più, come si dice. Se vuoi vedere come sembrava sul serio, come appariva sul serio, no? Il re, allora ti dico, ti consiglio di andare a dare un'occhiata alle statue nel campo al centro del villaggio, nei campi al centro del villaggio. Ok, bye bye. Comunque sia, finché resti nella Landa Corona, sentiti pure libero di portare i tuoi Pokémon fuori dalla Pokéball e fargli fare un giro. Ok, quindi possiamo tenerci Pokémon fuori. No, è già tornato questo, ragazzi. Ma si gioca in questo. Ok, almeno mi chiama, speriamo. Cioè, questo ha la casa con la bandiera col suo simbolo. Sono qui, Phil, sono qui. Ho capito che sei lì. Professor Pocket, eccoti. Marmotto, anche tu. Ragazzi, in quest'ultima mezz'ora di gioco. Segnatevi gli indizi, mi raccomando. Ok, quindi adesso abbiamo la nostra Berta che ci segue. Peoni è un grandissimo rompic. È vero. Come stai, Berta? Gara grande. Allora, tu che cosa ci dai? Vediamo. Pokéball, Great Ball, Ultra Ball, Mumu, Mick, Lava Cookie. Ok, Revive. Pane. Questi sono tutti per ingredienti per. Perché mi vende la perla? Big Pearl. Perché mi vende la grande perla? Veramente. Perché mi vende la grande perla? Non è un oggetto che di solito si vende. Ok. Allora, questo è il paesino. È carino, mi piace. Certo che potevano fare tutto il gioco con anche Galar normale, no? Così. Ok,
Che ci dice la vece? Il nostro villaggio può non essere il posto più accogliente del mondo, però ci sono dei posti per stare rilassati e godersi la vista. Penso che non ci sia molto da vedere oltre che le statue. Però goditi quel punto anche, no? Quell'attrazione. Ehi, ma questo è uno spiel. Non male. Io sono troppo in after per beccare indizi qua e là. Tu non hai proprio dormito. Oh, qui c'è un suablo. Quindi è tornato anche Altaria? Interessante. Se ci pensate, hanno fatto tornare praticamente... Grazie mille per il follow. Grazie mille per il follow. Un sacco di followers oggi. Se ci pensate, hanno fatto tornare un sacco di Pokémon che poi possono andare in mega evoluzione, no? Perché adesso ci sono tutti gli starter di Hoenn. Ci sono Salamence. Sableye ce l'ho già prima. Lopunny pure. Hanno messo Swablu. Insomma. Non so. Vedremo. Ok, questo ci dice cose inutili. Allora, lì c'è il nostro... Vediamo la statua, ecco. La statua di un Pokémon. Ma sembra che manchi qualcosa. Cos'è che manca? Sembra una marmotta, veramente. Ah, ok, manca la corona. Manca la corona di Calyrex. Ok. Cosa c'è qua? Niente. Possibile che non ci sia niente? Un posto vuoto, ok, va bene. Ok, entriamo un po' nelle case, vediamo cosa ci dicono. Ma come non c'è niente di bello in quella città? Io ci vivrei solo se potessi. Tutta quella calma e tutte quelle cose che puoi sapere grazie a tutti quei vecchietti, mamma mia. Sì, poi c'è anche la stazione per andare in centro. Oh, un Beldum. Questo rappresenterà uno dei problemi più grossi per il mio mono elettro. Un disastro. Qui c'è un Beldum abbandonato in stile... Rocco a Verde Azzupoli. Ok. C'è qualcosa di interessante in televisione visto che siamo in casa di vicini. Non ci fa vedere niente. Vabbè. È la ragione dei sogni. Ah, lì c'è una Pokéball. Utility Umbrella. Questo, ragazzi, è un oggetto che è utile per il competitivo. Io l'ho scoperto su Showdown. E in realtà potrebbe avere il suo perché. Potrebbe avere il suo perché per gestire le Weather War. Cioè, se uno, ad esempio, giocasse un Grimmsnarl o comunque un Pokémon con Prankster e di fianco avesse un Pokémon... relativamente veloce, sopra gli 85 per dire, no? Quando si trova contro, facciamo sopra i 90 di velocità, quando si trova contro gli Excadrill sotto Sand, i Kingdra sotto Rain, i Venusaur sotto Sun, uno con Grimmsnarl potrebbe fare il cambio, no? Fare trick e dare l'utility umbrella all'Excadrill, a Kingdra, a quelli di turno, e in teoria gli annulla l'abilità perché diventano immuni al meteo, da quello che ho capito, no? Dovrebbero renderli immuni all'abilità, quindi la loro abilità dovrebbe annullarsi, però non ne sono sicuro che funzioni così. Che ne pensi di Regieleki? Allora, Regieleki ha una velocità sorprendente, spettacolare. Però se l'avversario ha un Lightning Rod è praticamente inutile, perché ha un moveset terribile e io non so se lo userò. Mi piace da morire, è bellissimo, lo adoro.
è bellissimo. Sì, provate questa strategia. Ditemi se funziona effettivamente, perché non è scema, no? Per dare l'eject button su Grimmsnarl potrebbe essere invece utile dargli appunto un'umbrella che a lui non fa male, no? E lo dai. Certo, ovviamente dovete capire che funziona solo ed esclusivamente su chi sfrutta il meteo. Però ad esempio adesso ci sono anche i Dracozolt che hanno che sfruttano la Sand, tutte queste cose così, quindi perché no? Questo vecchio cosa ci dice? Tutti i nostri giovani se ne sono andati via per andare a vivere nelle grandi città. È difficile per noi, gente anziana, andare avanti con solo i nostri Pokémon. Ok, qui devo fare il giro perché ovviamente non si possono calpestare gli orti, vero? Cryogonal, non mi romper le scatole, no, 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 qua dentro. E tu? E tu mo? Cosa fai lì? Ok, la carbonella. Cosa ci fa la carbonella? E tu? Parlami, 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 Berta, parlami. Niente. Qui ci sono gli Abomas, no? Che vanno tranquilli a zonzo. Ma la smette di incastrarsi come un idiota. Regirei che impara Energy Sfera. Che con 200 stat non fa proprio schifo. Hai ragione, però in realtà io Energy Sfera la giocavo su Raichu Alola. E non era neanche così sorprendentemente forte. La usavo su Jolteon Flame Orb anche, che diventa più veloce di Regi Elechi. Quindi è buono, è molto buono, ha una velocità meravigliosa. Io lo giocherei se imparasse Scarica, ma non la impara. Impara tutte Electroweb, Rising Voltage, tutte, ma Scarica no, perché l'unica che mi avrebbe reso felice non la impara, perché ricordiamo che i Pokémon elettro sì, ma render felice Phil no. No, no, ma ci sta come strategia, come quella strategia con il bottone di fuga, sì, l'eject button, e ti faceva rimandare in ban i Pokémon, così potevi dare quell'oggetto del Pokémon avversario Dino. Esatto, però non so se effettivamente il Utility Umbrella, io non l'ho mai visto giocare a nessuno, se effettivamente l'Utility Umbrella lo dai a un Kingdra e quello si vede la sua abilità annullata. Se fosse così sarebbe molto interessante secondo me. E penso che tra l'altro anche le sue mosse di tipo acqua sotto rain non farebbero il danno aggiuntivo, perché ti annulla come se fosse per lui, come se non valesse la rain, però non ne sono sicuro, quindi ti ha disintegrato il cavalluccio di ghiaccio. Beh, la cosa bella di Regielec è che ha la specs integrata, quello sì. È buono per gli schermi, è vero, però io con il mio mono elettro gli schermi non li gioco, perché tanto i miei Pokémon li guardi male esplodono lo stesso, anche con 4 schermi. Esatto, come fosse isolato, però non ne sono sicuro, dovreste testare. Dovreste testare. Sì, abbiamo avuto... Sì, ce lo siamo guardato, ok. Cosa c'è scritto qui? La casa del sindaco ci sarà scritta. Sì, casa del sindaco... Ok. Comunque sono curioso di vedere come si evolverà in competitivo tutta questa faccenda. Large League. Allora, là c'è Peoni. Qui ci sono i vecchi che dicono cose. Questo non so se ci abbiamo già parlato. Benvenuto a Frizzington. Deve essere stato un viaggio abbastanza tosto per arrivare fin qua. La Landa Corona è famosa per le carote, sai. Maybe sei interessato a prendere alcune semi di carota come souvenir? Va bene. Oh oh oh. Sei entusiasta, vero? Sebbene devo ammetterlo, questi semi sono un po' di valore per noi. Che ne dici di fare uno scambio? Se tu mi dai 8 pezzi di carota, io ti darò dei semi. Ok, che cosa me ne faccio dei semi di carota? Tranquillo, ma tanto io la live tra meno di mezz'ora la spengo, credo.
Ti ho detto, potresti essere interessato, non maybe sarebbe interessato. Te li mangi, Phil. Eccolo lì, Fralex. Allora, ragazzi, mi sa che non c'è scampo, dobbiamo andare da peoni e sentire che cavolo vuole. Cioè, lui sta in casa al lavandino, tutto vestito col binocolo e con lo zaino. Perché sì? Perché anche in casa potrebbe esserci l'avventura. Ah, eccoti qua! E corre, anche in casa deve correre. Ok, questo piccolo posto è la mia. Sono i nostri alloggi. Bello, bellissimo. Cosa c'hai? Un sasso sul tavolo. Ah, ah! Ma quella è la corona di Calyrex rubata dalla statua. L'ha rubata lui, maledetto. Ok. Ma al momento c'è qualcosa. È un qualcosa di molto più importante. Il nostro campo base. Lo so, non sembra molto un campo base, vero? Eppure possiamo dargli, dobbiamo dargli un'aria di importanza, giusto? Adesso basta parlare a Vambara, Phil. Let me tell you what. Ok, fammi spiegare che cosa. Qual è l'obiettivo del team di esplorazione peoni. Ok, qui dietro hanno they've got a fair few strange and mysterious legends. Ah, ok, qui nei dintorni ci sono un po' di strane e misteriose leggende. Ad esempio, urlando, ad esempio, un Pokémon con la testa enorme, conosciuto come re delle Bountiful Harvests. Senza poi menzionare un enorme, pesantissimo albero rosso dove i Pokémon leggendari volanti si raccolgono. Così messo, super esaltato. Ed inoltre questi fantastici hulking tipo mostruosi giganti con i punti in faccia che dormono in alcune rovine o qualcosa del genere e così via. Vedi? Capisci cosa intendo? Questo posto è semplicemente pieno, esplode di leggendari succulenti da catturare, Juicy Legends. E qui non dobbiamo stop e noi non dobbiamo spostarci finché non abbiamo scoperto how much truth they've got to him. And we're not stopping until we found just how much truth they've got to him. Ok, finché. Ok, perché parlava delle leggende. E noi non ci fermeremo finché non scopriremo fino in fondo quanto effettivamente sono vere queste leggende. Ed eccoti qua. Noi siamo ed eccoci qua, noi siamo il team di esplorazione di peoni. E questo è il nostro magnifico, enorme, nobile obiettivo. E lì c'è la testa di Calyrex che lui ha rubato dalla statuetta. Intanto mi recupero la chat un attimo. Guarda lo specchio e Giratina lo porta nel mondo inverso. Stava lavando i piatti in modo avventuroso, vero? Ecco fatto, speriamo di portarti qualcuno. Speriamo, professor Pocket. E tipo aspettare il pullman in fretta, esatto. Pokémon con la testa enorme chiamato Testone. Miglior interprete del nuovo DLC, Phil. Vedi? No, mi sono perso questo dialogo, mannaggia. Ma chissà. Ah, ok, penso che abbia detto tipo di sua figlia che forse la porta con sé. Ma chissà. Dicono. They say even chance meetings can lead to blissful friendships. Oh Madonna Santa, dicono che incontri alla Chancey possono portare ad amicizie piene di Blissey. Io penso che questo sia un detto inglese che viene riadattato con Chancey e Blissey. Vedi Ali in game da quanto non giocava? Da secoli, secoli. Ma Al penso che sia anche in live. Ok, sono il capo. Va bene, ovviamente sono il capo, certo. Guarda, che cosa ne dici?
two of us went gallivanting off together. Ok. La mia cara Nia potrebbe venire per una... potrebbe giungere, no? Per una riunione emozionale e trovare questo... questo posto vuoto. Ah, il solo pensiero di una cosa del genere, no? Tipo che torna a casa e non trova nessuno. Il solo pensiero di una cosa del genere. La mia piccola dolce figlia seduta da sola in questa stanza piangendo per il suo papà. Mamma mia, come ha perso. No, non nella mia guardia. Ah, ok, quindi lui vuole mandarmi da solo all'esplorazione perché lui deve restare in casa, perché sennò è terrorizzato del fatto che la figlia potrebbe tornarsene e non trovare nessuno. Non lo lascerò mai accadere. Ok, quindi lui resta qui, grazie a Dio. Il che significa? Il che significa? Intanto chiudo qua Telegram. Ok. Il che significa che avrai il piacere di essere il capo spedizione. Il che mi porta a questo. Vai, prendilo, mi darà la giacca. Ma io non la voglio la giacca. Io mi sono cambiato ieri l'outfit apposta. Ma io non voglio la giacca. Però gli occhiali da sole me li ha lasciati. Gli occhiali da sole me li ha lasciati. C'è troppa... c'è troppa neve. Penso che adesso che ho finito lì ce lo butterò di nuovo nel cestino. Sono del team Flare adesso, forse. Ok, va bene. Bla 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 bla. Io infatti non volevo cambiarmi. Ah, ok, ci sono anche altre cose per cambiare il mio stile. Ok, cos'è che ci dà ancora? Legendary Clue 1. Ok, un indizio leggendario numero 1. È un indizio per quanto riguarda il re delle Bountiful Harvests. È scritto da peoni e c'è una vecchia foto allegata. Ok. Bello però, mi piace fatto così. Ok, c'è una leggenda che parla a Frizzington di un Pokémon leggendario conosciuto come re delle Bountiful Harvest, che non so come è tradotto in italiano. Ciao, Scolor, The Scolors, eccoli qua. Benvenuti, benvenuti. In queste nelle leggende, il re, si dice che il re indossi un'enorme corona sulla sua testa. Ma la statua di legno vicino ai campi, agli orti, nel centro del villaggio, non sembra avere alcun segno di una corona. Però qui nella foto c'è... Oddio santo, un'altra Legendary Clue. Va bene, un indizio leggendario numero 2. Sui giganti. Oh mio Dio santo. Io adoro questa cosa, questa è stata veramente bella. Mi sta piacendo come DLC per adesso, più dell'isola dell'armatura, eh? Lontano nel letto del gigante risiede un tempio dove il gigante di pietra dorme sulla... Oddio santo, sulla porta del tempio ci sono delle strane parole. Let the mon change one. Ok. E la porta resta decisamente, fermamente chiusa. Quindi c'è da scoprire un indizio, capito? Interessante da decifrare un codice come si faceva ad Owen, però almeno qui non c'è il codice Braille, spero. Oddio santo, ce ne sono 4. Ok. Sunken, come si dice, sprofondato, no? Sì, sprofondato dal lato del Snowslide Slope c'è un tempio dove c'è il gigante di ghiaccio. Ok, qui l'indizio è qui sarà walk o watch together.
Living Stall of Snow. Ok. Poi c'è quello d'acciaio, immagino. Che belle questi indizi. Let our north walk, ok. E poi c'è questo. Ah, questo è il doppio tempio. Carino. Carino. Ah, qui ci sono due giganti. Ok, due giganti. Però da quello che ho capito uno è di Regi Lecchi di Pokémon Spada e Regi Drago di Pokémon Scudo, giusto? Ok, va bene. E Regigigas? Regigigas dov'è? Vedrai che è una cagata della moda. Magari fossero come gli enigmi di Hoenn. Gli enigmi di Hoenn erano molto complicati. Erano molto complicati gli enigmi di Hoenn. Uè, fatto! Tutti quanti! Tutti quanti! Lollo, sei tu. Ragazzi, adesso vi racconterò un aneddoto. Prima finiamo questa parte, poi prima di chiudere la live vi racconto un aneddoto sulla mia vita che vi farà divertire. Allora, questo è per i Pokémon. Ok, qui ti dice che sono intorno all'albero, no? Quando il sole raggiunge il suo zenith, brilla direttamente sopra un enorme, un mastodontico albero con le foglie che sembrano bruciare. Ed è qui che le ali leggendarie vanno a riposarsi, no? A trespolarsi. Ok, sono degli indizi leggendari che ho compilato meticolosamente dopo ore dedicate alla ricerca, insomma. Ok. Ok, vediamo prima quello. Se quello del re, sembra che il King's Bonds with its loyal steed or whatever you call it, run proper deep. Ok, va bene. Ok, quindi se devo dare un nome a questa spedizione la chiamerò The Sacred Bonds of Sovereign and Steed. Oh Madonna santa, che nome. C'è una grossa statua nel mezzo del villaggio, anche se non c'è la... anche se la sua testa non è così massiva, non è così massiccia come nei miei appunti. Ok, torna a lavare i piatti. Sì, per favore. Ah, ora si ragiona. All set. Ok. Ho appena avuto un'idea. Questo non mi lascia un attimo in pace. C'è qualcosa... Ok, ti do qualcosa per aiutarti. Ammazza. Tieni. Così, mi sa che anche lui usa Johnny Scanal per farsi leggendario e mettersi le Master Ball come strumento. Tieni, tieni, così, no? Cioè, voi pensate, ragazzi, quello che dice Al è giusto, no? Che un tempo per cercare i regi stile Regi Rock, Regi Ice, dovevi decifrare, fare un sacco di cose complicatissime, ed era una sbatta assurda. Ricordatevi la sbatta per trovare la Master Ball alla Silp SPA, un casino micidiale, non solo per le lotte che alla fine non erano granché, perché tutti con Zubat, Raticate, Rattata, però era un labirinto la Silph SPA, e poi dovevi trovare la chiave nascosta, l'interruttore nascosto, no? Tutto per arrivare da Giovanni, farle a botte con Giovanni e poi ti davano la Master Ball. Questo, tieni. Vabbè, i giochi di Pokémon sono diventati molto più semplici nel corso del tempo. Questa è una cosa che a me è dispiaciuta sempre molto ed è per questo motivo che dovete iscrivervi alla Hellas League. Perché quella è la vera avventura. Sì, ok, lo sappiamo che cos'è. Sì, bla 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 bla. Basta, basta. Mi sono rotto le scatole. Basta, basta. Stai zitto. Non ti sopporto più, cavolo. Allora, adesso mi recupero la chat e spengo qui. Ma prima volevo raccontarvi un aneddoto che mi ha fatto venire in mente. Prima mi recupero la chat. Allora, scusa, ma mi sono svegliato ora. Fatto, non ti preoccupare.
Nixar, Phil, tieniti sulla sedia che ti arriva qualcosa. Cosa intendi dire? Comunque è bellissimo quell'albero gigante. Allora, parlando di Reggie e Lake, mi dispiace smentire le aspettative, ma io l'ho provato, il fatto di non avere coverage è veramente un grossissimo problema. Guarda, Fato, hai ragione. E il problema principale per me è che non impara a discharge. Io avevo pensato ad un altro set che era fisico, con l'Electric Seed e usava Acrobatics. Acrobatics, Extreme Speed, Wild Charge e Protect. Però, diciamo che in realtà l'idea era quella di usare il Max Airstream per pompare la velocità del mio Pokémon di fianco. Di sicuro non troverà, secondo me, un grosso spazio come Pokémon offensivo, ma piuttosto come Pokémon di supporto. Dopodiché è giusto anche così, perché nessun Regi è mai stato estremamente forte. Quindi gli danno 200 in velocità, ma non gli danno granché. Se voi pensate che un Regi Ice ha 200 in difesa speciale, allora uno dice: ok, mi gioco. Io ci ho provato, no? Mi gioco Regi Ice con l'Assault Vest e resista a qualsiasi cosa per il resto dei suoi giorni, il che è vero, ma poi non fa niente. Ok? Non è in top, no. Era la Master Ball la sorpresa. Tu lo usi misto. Secondo me, se ti vuoi fare Speed Control, Talonflame e Whimsicott sono molto meglio. Senza ombra di dubbio. Ma infatti, io avevo già in mente una cosa molto più terribile, che era giocarmi Regieleki Scarf, che ho speed da tutto, anche sotto Talonflame. Però facendo l'Electroweb, se gli altri sono sotto Talonflame, tu fai l'Electroweb, è come se gli altri fossero poi semplicemente sotto una Scarf, che è comunque tanto. Quindi non so, ci sto ragionando, ma per adesso il team che sto costruendo si basa su altro e mi piace molto come sta venendo. Mi manca un ultimo Pokémon che sto cercando di capire. Detto questo, ragazzi, grazie per essere stati con me. Vi racconto questo aneddoto. Io una volta stavo giocando a Pokémon Rubino, penso per la seconda volta. Per la seconda volta. Ed ero in Croazia in vacanza con i miei genitori. E mia mamma, che è medico, ha sempre portato dietro un sacco di medicine, medicinali di ogni genere e tipo. E io mi sono ritrovato a dover tradurre questo codice Braille del gioco, per capire dove andare, no? Qual era Relicant davanti, Wailord in fondo, qui dovevo usare fossa, qui dovevo usare taglio. E io avevo, fate 11 anni, non c'era internet, meno che mai, cioè, o meglio, non c'era il wifi, meno che mai lo smartphone, meno che mai in un campeggio in Croazia. E allora volevo fare questa cosa e io mi sono preso le medicine di mia mamma, che hanno la scritta normale, no? La medicina, cosa c'ha? C'ha la scritta normale, e poi sul lato hai la stessa scritta, ma scritta in codice Braille. E io mi sono riprodotto tutto il codice Braille guardandolo, no? Mi sono fatto proprio la lista, pescandolo dai nomi delle medicine, e poi l'ho usato e ha funzionato. Quindi mi sono dovuto ingegnare per risolvere quell'aneddoto. Veramente. Allora, questa era una piccola cosa per voi. Ok, allora, mentre finite di leggere la chat, di parlare, voglio sentire anche i commenti su questa bella storia. Io guardo se c'è qualcuno, visto che siamo un po' di gente, se c'è qualcuno a cui possiamo fare un piccolo ride. Che dite? Mi sembra una buona idea, no? Chi c'è? Chi c'è? Dai, mostriamo, cercate di non andarvene via subito prima del ride, perché anche se non vedo nessuno veramente che conosce Xion VS, che vediamo un po'. Beh, è l'unico che ok, dai, facciamo la Xion VS, che fa Dynamax Adventures. Non andatevene via subito. Fate questo. Un amico del pardo, bene.
fate hashtag non so, hashtag come si chiama, peoni, che è stato il mitico hashtag peoni, eh? Ok, raid Sion vs. Ok ragazzi, come si dice, questo canale ha una chat solo per follower o per abbonati? Ah ok, vabbè, d'accordo, grazie mille ragazzi per essere stati con me, io vi saluto e chiudo qui, faccio il raid, mi raccomando, ciao.